Dopo diversi mesi di lavori, 600.000 euro di investimento, una fase progettuale ed un iter lungo ed articolato, dopo aver scoperto una vecchia porta sul fianco a mare del contrafforte, utilizzata in passato come una rampa, i cui segni sono stati ritrovati lungo le mura, che apriva così lo spiraglio per creare finalmente un'uscita di sicurezza, la Rocca Malatestiana di Fano è pronta per la sua nuova vita. Questa mattina nella sala ipogea della Memoteca Montanari, l'assessore Stefano Marchegiani ha presentato l'accordata di soggetti che gestiranno tutti gli eventi estivi della Rocca di quest'anno, dopo che il bando per l'aggiudicazione è andato deserto, in modo da non compromettere tutto il lavoro compiuto per restituire questo gioiello di famiglia alla collettività e poterne godere a pieno come contenitore culturale, artistico e ludico. Sì, siamo molto contenti perché dopo un lavoro lungo di restauro e adeguamento funzionale, il 20 pomeriggio alle 18.30 si taglierà il nastro per riconsegnare la Rocca Malatestiana ai cittadini, lavori importantissimi che hanno non solo migliorato il bene ma hanno adeguato a un'utenza che passa da 99 persone a 800. I soggetti che lavoreranno al programma già definito quasi nella totalità per una sessantina di appuntamenti, di cui una decina a carico del comune, sono eccellenze che già con Fano e la Rocca hanno un legame, e poi sistema museo che prenderà per mano turisti e cittadini in visite guidate mirate sulle nuove scoperte e ristrutturazioni, e poi i ragazzi dell'associazione Work in Progress, a cui va dato il merito, pur fra le tante difficoltà, di aver mantenuto in vita il legame col pubblico della Rocca, utilizzato nella piazza d'arme come giardino per serate e attività che anche quest'anno continueranno con un loro consolidato calendario di eventi, laboratori e cinema all'aperto. E poi Amat come capofila di questo gruppo che porterà nella Rocca i grandi eventi culturali. Sì, devo dire che è stata una bella occasione e non si poteva del resto fare diversamente. Lo sforzo che il Comune ha fatto per restituire alla collettività questo bene, che è davvero mirabile, e ora ancora più bello, ancora più fruibile, perché i lavori hanno consentito di avere una piena agibilità fino a 800 persone e quindi uno spazio veramente davvero fruibile, e non si poteva appunto saltare questo appuntamento, saltare l'estate. Grande.